Nella settimana dal 2 al 7 novembre numerose sono le celebrazioni pubbliche svolte in Valle d'Aosta per la commemorazione dei caduti in guerra e del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, del giorno dell'Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate. Le celebrazioni sono iniziate il 2 novembre, dove autorità valdostane, il presidio militare regionale e le associazioni combattentistiche ed arma hanno reso omaggio ai caduti di tutte le guerre al cimitero di Aosta, con la cerimonia dell'alzabandiera, la resa degli onori ai caduti, la deposizione di una corona delle associazioni combattentistiche ed arma e la lettura della preghiera del caduto e disperso in guerra. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendi grato ricordo e insegnamento perenne dell'orrore assurdo del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. La sezione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini si è riunita oggi 3 novembre qui di fronte al Monumento dei Caduti. Perché, Presidente? Abbiamo radunato qui i gruppi della città di Aosta perché appunto oggi, come 3 novembre, in tutta Italia tutti i gruppi alpini hanno celebrato, hanno ricordato il Milite Ignoto, che ufficialmente sarà la giornata giusta è domani, il 4 novembre, perché il 4 novembre è arrivato a Roma. Però noi, proprio per non intralciare le celebrazioni ufficiali delle autorità, abbiamo deciso a livello nazionale che il 3 sera si sarebbe fatta questa cerimonia. Cerimonia che è stata fatta in tutti i comuni dove esiste il gruppo degli alpini, e noi ad Aosta, avendo 6 gruppi, siamo 7 gruppi, abbiamo deciso di farlo tutti insieme sulla piazza principale davanti al nostro Monumento ai Caduti. In questa circostanza abbiamo deciso che non solo fare un minuto di silenzio per onorare i caduti, ma abbiamo letto la preghiera dell'alpino e abbiamo letto come ultima cosa il messaggio che il Presidente nazionale ha mandato a tutte le sezioni, a tutti i gruppi. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle diritte pareti
oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Alpini, riposo. La nostra Repubblica ha 5 simboli molto importanti. La bandiera tricolore, l'inno di Mameli, il simbolo della Repubblica, quello della Presidenza e l'altare della Patria. L'altare della Patria, il Vittoriano, dove è custodita la salma del Milite Ignoto. La cerimonia di questa sera vuole soprattutto parlare di questo centenario e vuole ricordare un momento che è stato un momento di straordinaria importanza per l'Italia. Nel 1920 si era cominciato già a parlare del Milite Ignoto, alcune nazioni lo avevano già fatto, la Francia, l'Inghilterra. In Italia si era parlato e nel 1921 finalmente si riesce a concretizzare questa iniziativa. Viene formata una commissione e questo gruppo di ufficiali cerca in tutti i siti che avevano ospitato questa terribile guerra le salme di 11 soldati. La prima salma recuperata è stata vicino a Rovereto, l'ultima sulle acque del Timavo, anche perché dovevano essere messe nelle queste bare pietosamente i soldati, almeno virtualmente, che avevano caratterizzato la prima guerra mondiale, quindi fanti, bersaglieri, alpini, marinai. Non dimentichiamo che una di queste salme era stata recuperata nella zona di guerra dove per 2 anni aveva combattuto il battaglione Aosta, quindi virtualmente. È possibile che la salma del Milite Ignoto sia un valdostano. Erano state circa 600.000 i caduti nella Prima Guerra Mondiale, di cui quasi 300.000 salme sconosciute completamente. Non era stato possibile dar loro un nome, perché non dimentichiamo che questi ragazzi morivano in maniera anche atroce, sui fili spinati. I bombardamenti poi dilaniavano quei corpi, rendendo impossibile il riconoscimento. Queste 11 salme furono portate dapprima nella cattedrale di Gorizia e poi portate il giorno successivo nella millenaria Basilica di Aquileia. Il compito di scegliere una di queste 11 salme era stato inizialmente affidato ad una nobile della buona borghesia. Poi dopo avevano cambiato idea perché pareva che fosse troppo irriverente. Successivamente si era pensato di affidare questo compito ad una mamma, ad una donna che era venuta a piedi da Livorno per cercare proprio figlio tra le macerie di questi campi sterminati. Anche un'altra donna aveva assistito a 150 esumazioni. Poi la scelta cade su Maria Bergamas, la mamma di questo soldato irredentista, il cui corpo era stato sepolto inizialmente in un cimitero di guerra. Poi successivi bombardamenti avevano dilaniato il sito, rendendo impossibile anche in questo caso il riconoscimento. Adesso voi pensate alla mattina di quel giorno in cui tutti entrano in chiesa,
questo gruppo di mamme, tutte vestite di nero, con andare con passo lento, impauriti. Questa mamma si fa avanti, con una mano si tocca il cuore, con l'altra appoggia la guancia, si gira un attimo verso le altre donne, quasi per chiedere loro la forza di fare quello che le era stato chiesto. Avanza, si inginocchia davanti alla decima bara, posa le mani sopra e chiama: Antonio, Antonio, il nome di suo figlio. E dal gruppo delle mamme di dietro un'altra mamma grida anche lei il nome del suo bimbo. Pensate a questi momenti, quanto strazianti devono essere stati. L'Italia in quel periodo viveva una situazione sociale difficile, perché la guerra era finita, vero, da 3 anni, ma aveva lasciato delle ferite profondissime. Non c'era lavoro, c'era fame, c'erano tante malattie. E poi c'erano i fermenti sociali che avrebbero poi portato l'anno successivo il fascismo al governo. La popolazione ancora non vedeva di buon occhio i soldati, perché li considerava colpevoli di aver portato l'Italia alla fame, o comunque in questa situazione difficile. C'era bisogno di un momento particolare, c'era bisogno di un momento di straordinaria aggregazione nazionale, e quello fu il viaggio del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Il treno impiegò alcuni giorni, toccando le più importanti città da Aquileia: Venezia, Bologna, Firenze. In ogni città, in ogni stazione, centinaia, migliaia di persone attendevano il passaggio, tutti in ginocchio, in silenzio, gettando fiori sull'affusto del cannone che reggeva la bara del Milite Ignoto. Quando il treno giunse a Roma il 3 novembre, era quello un momento di straordinaria empatia nazionale. Il 4 novembre, che noi abbiamo ricordato questa sera con la lettera del nostro presidente Favero, il 4 novembre è una giornata in cui l'Italia scrisse una pagina straordinaria della propria storia. In quel giorno, il 4 novembre del 1921, l'Italia diventò popolo, un popolo unito, un popolo affranto, un popolo che aveva la consapevolezza del proprio valore, perché si era ritrovato sulle spoglie di questo soldato, di questo Milite Ignoto. In tutte le città d'Italia, anche quelle che non erano state toccate dal passaggio del treno, da Torino a Milano, Napoli, Catania, e anche a Parigi, a Berlino, a Vienna, dove c'erano cimiteri che hanno ancora le spoglie di soldati italiani, in tutti questi luoghi ci furono delle cerimonie di una intensità assoluta. E a Roma, il 4 novembre del 1921, alle 10:36 del mattino, si chiudeva il sarcofago sotto la Dea Roma dell'altare della patria, il sarcofago dove riposa il Milite Ignoto. Ecco perché noi alpini vogliamo che queste cose vengano dette ai ragazzi, perché senza memoria non c'è futuro per il popolo, per una nazione, per una società. E questi ragazzi
E questo i ragazzi lo devono sapere. E ci sono le persone, i luoghi, i siti, le strutture deputate per farlo. Fatelo per favore. Fatelo. Giovedì 4 novembre è il giorno della commemorazione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Al termine della Santa Messa celebrata nella Cattedrale di Aosta e presieduta dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, in Piazza Chagnou di Aosta si sono svolti gli eventi commemorativi dall'alzabandiera agli onori ai caduti, alla deposizione di corone e gli interventi del Presidente della Regione Eric Laveva, del Sindaco di Aosta Gianni Nuti e del Comandante del Centro Addestramento Alpine, Generale di Brigata Matteo Spreafico. Un momento significativo e toccante è stata la consegna della bandiera italiana da parte del Comandante del Centro Addestramento Alpino, Generale di Brigata Matteo Spreafico, a un dirigente scolastico in rappresentanza di tutto il mondo dell'istruzione valdostana, in quanto il tricolore vuole e deve essere portatore di un messaggio di rispetto e di grato ricordo nei confronti di chi è morto per difendere i valori e i diritti fondanti la nostra nazione e la nostra comunità. Il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali, Franco Manes, ha consegnato al Generale Spreafico una pergamena sottoscritta dai sindaci valdostani con la quale viene conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da tutti i 74 comuni della Regione. Chiudiamo con l'ospite d'onore, la bandiera del Centro Addestramento Alpino, decorata nel 1975 di medaglia d'argento al valore civile per le operazioni di soccorso condotte dal 545esimo squadrone di volo a favore della popolazione valdostana. La bandiera torna a sventolare in pubblico dopo 18 anni. L'ultima occasione fu nel 2003 in occasione della 76esima adunata nazionale degli alpini. Presidente, un pensiero su questa giornata, una giornata molto bella, con partecipazione non solo delle forze armate, non solo delle autorità civili e militari, ma soprattutto di pubblico. Vuol dire che il ricordo deve essere mantenuto vivo, perché abbiamo passato troppa infamia, soprattutto con questi caduti, e finalmente il Milite Ignoto può avere un riconoscimento. Assolutamente, assolutamente. Non bisogna dare per scontato la pace, come ho avuto modo di dire prima, quindi questo si fa attraverso il ricordo di quello che è stato. Oggi attraverso il Milite Ignoto abbiamo reso omaggio soprattutto a quei 1500 ragazzi valdostani, la famosa classe del 99, ragazzi giovanissimi che sono partiti e mai più ritornati. Quindi attraverso il Milite Ignoto oggi rendiamo omaggio soprattutto a loro e poi ovviamente anche a tutti gli altri caduti di tutte le altre guerre. Generale, una bella giornata che ha visto coinvolto tutto, soprattutto la popolazione che ha fatto sentire la sua presenza. Un suo pensiero su questo 4 novembre? Il mio primo pensiero è veramente di ringraziamento per tutta la cittadinanza valdostana che ha voluto dimostrare in questa occasione la vicinanza alle Forze Armate. Oggi è un momento significativo, il giorno dell'Unità Nazionale, la festa delle Forze Armate e anche il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto. Tutti i valori o tutti i momenti che effettivamente rappresentano dei valori che per noi sono posti alla base del nostro diuturno impegno a servizio della collettività. E quindi è veramente un'emozione e una gratificazione. Ancor più quest'anno gratificazione per me aver ricevuto alle mani del Presidente Manes questa pergamena, che è veramente un onore averla ricevuta, e veramente la cittadinanza
onoraria al milite ignoto che è stata consegnata la bandiera d'istituto del Centro Addestramento Alpino. Colonnello, una bella giornata. Diciamo che è stato un po' il filo conduttore lei di questa giornata, ha fatto praticamente un cerimoniale senza pecche e tutti pendevano dalle sue labbra per tutto quello che è stato riconosciuto dal milite ignoto, delle posizioni delle corone e soprattutto i sentimenti che escono dal cuore per onorare il 4 di novembre. Sì, l'obiettivo era proprio questo, era quello di risvegliare il ricordo e la memoria, che sono due cose molto differenti. E il nostro obiettivo con queste celebrazioni era proprio quello di ricordare i caduti e quindi risvegliare un sentimento individuale che ognuno di noi può conservare nel cuore di un proprio caro che è andato avanti, che è caduto. Io penso in questo momento a un secolo fa, quando durante questa celebrazione i partecipanti, il pubblico, ma anche gli stessi militari vedevano nel milite ignoto quello che poteva essere un loro collega scomparso, un loro genitore, un marito, un figlio, un padre che non aveva fatto ritorno dalla guerra ed era rimasto appunto come un soldato innominato. E quindi questo era uno degli obiettivi che noi volevamo raggiungere, risvegliare appunto questo ricordo. Il secondo obiettivo era invece coltivare la memoria. Coltivare la memoria, appunto la memoria storica, che è un valore collettivo di quello che è accaduto un secolo fa. Noi abbiamo ricordato il milite ignoto per non dimenticare l'estremo sacrificio e quindi per evitare che abbiano di nuovo a ripetersi eventi bellici e un'immane tragedia quale può essere appunto la perdita della vita per una guerra. Una suggestione mi è nata ieri percorrendo la piazza mentre lei stava impartendo ordini per lo svolgimento di questa giornata. E ieri lei era in Borghese. Sì. Dopo, ormai c'è una certa età, dopo tanti anni è la prima volta che vedo un militare che fa parte del popolo. Forse perché la divisa sembra che vi tenga staccati un pochino dalla popolazione, invece fate parte integrante, non siete solo presenti quando ci sono dei drammi da risolvere, delle calamità per dare una mano, voi siete presenti perché voi fate parte del tessuto urbano, della popolazione. E quindi lei mi ha dato un po' di gioia dicendo: guarda, il colonnello è uno di noi. Sì, questo è indubbio, noi facciamo parte della società, della collettività valdostana, siamo persone normali che hanno fatto la scelta di vestire una divisa per servire appunto questa collettività, ma come un comune cittadino abbiamo gli stessi sentimenti e quindi anche noi viviamo di emozioni, di paura a volte, ma anche di momenti come quello odierno che ci consentono appunto di sentirci abbracciati dalla nostra comunità, da quella popolazione che noi siamo pronti a servire, se necessario anche con l'estremo sacrificio. E quando uno sveste la divisa, in realtà non fa altro che ritornare nella dimensione naturale, ma rimane comunque sempre un soldato.